Ciao a tutti ragazzi da Sneakerare, oggi ho il piacere di presentarvi un prodotto tanto semplice quanto efficace che risolverà un sacco di problemi a noi sneakerheads. Suppongo che ognuno di voi appena messe delle scarpe nuove al piede sta attentissimo, cerca in tutti i modi di evitare veramente pozzanghere, persone, cose, qualsiasi cosa pur di mantenere le proprie sneaker sempre come se fossero nuove di zecca. Benissimo, il prodotto che fa per voi sono le Sneaker Shield, prodotto inviato dal mio amico Ben, che saluto, ciao Ben, direttamente dal suo sito sneakerscience.uk. Vediamo subito che cosa sono. Sono dei semplicissimi gusci che vanno inseriti all'interno delle nostre sneaker. Adesso andiamo a vedere subito nello specifico questi prodotti. Eccoli qui ragazzi, veramente dei gusci. Ne abbiamo uno di tipo nero che è un po' più rigido, come potete vedere ha delle forature qui al centro per permettere la traspirabilità del piede e un taglio qui per evitare che, diciamo, il nostro quinto dito venga segato appunto dall'inserimento delle stesse. Poi abbiamo quest'altra bianca che è decisamente più flessibile. E la casa produttrice della Sneaker Shield le consiglia per ogni tipologia di sneaker, mentre queste diciamo, ce le consiglia per le Air Force One o per, non so, appunto le Jordan, comunque scarpe che hanno la punta arrotondata e quindi hanno bisogno di maggiore rigidità a differenza di queste. Personalmente, se vi posso dare un consiglio, cercate di indossarle in alcune sneaker che non sono molto strette, molto aderenti. Magari abbiamo qualche centimetro davanti sulla punta del piede, o comunque non possono naturalmente essere usate su delle scarpe con una punta molto appuntita, appunto. Nel caso in cui voi vogliate utilizzarle su delle scarpe con una punta molto pronunciata, potete provare questi altri tipi di shield. Sono della Force Field. Decisamente più scomodi ma più economici, arrivano a costare più o meno intorno a 10 euro. Diciamo che però la differenza è che dobbiamo applicarli, appunto, come potete vedere, c'è un nastro isolante e va attaccato alla nostra sneaker, quindi sono anche un pochino più spessi e di gomma piuma. Diciamo poi una volta attaccati rischiamo che o roviniamo la sneaker o comunque sono usa e getta, quindi li usiamo una volta e niente più. A differenza di questi Force Field, questi prodotti della Sneaker Shield non sono usa e getta, quindi come potete vedere sono di un materiale che noi possiamo inserire e togliere dalla sneaker. Quindi ci vengono a costare sicuramente qualcosina in più, non tanto, però veramente una volta che prendiamo un paio lo possiamo usare su qualsiasi sneaker, le prendiamo, li togliamo e li inseriamo sulla nostra nuova sneaker. Da oggi per una decina di giorni eseguirò un test sulle mie bellissime Air Jordan 1 Cyber Monday, ovvero un semplicissimo test. Prendo uno shield, questo qui, quello destro, lo inserisco all'interno della mia scarpa destra, mentre all'interno della mia scarpa sinistra non inserirò nulla ed andremo a vedere come si comporta appunto questo prodotto. Avvicino le sneaker a voi e come potete vedere sono praticamente nuove, non hanno quasi nessun segno qui davanti, quindi questo test parte veramente da zero. Andiamo a vedere anche nello specifico al piede come si comportano queste sneaker shield. Già da questo primissimo wearing test potete notare la differenza appunto tra la scarpa destra con lo shield e la sinistra senza. Da notare come sulla destra, quando io vado a flettere il piede, la punta rimane praticamente tesa e viene piegata la pelle in corrispondenza dell'allacciatura. A differenza appunto della scarpa sinistra che ha un naturale, naturalmente, ha delle naturali pieghe che vengono appunto ricreate al centro della punta. Da adesso in poi vediamo nei prossimi giorni come si comporteranno queste due sneakers. Eccoci di nuovo qui ragazzi, dopo 10 giorni questa è la situazione. Abbiamo la nostra scarpa destra che è praticamente rimasta come se fosse nuova, giusto qualche increspatura qui e lì, mentre la sinistra ha delle vere e proprie increspature da utilizzo, quindi come al solito. Un'altra cosa, questo shield interno, oltre naturalmente a prevenire queste increspature, previene anche il piede da pestoni e qualsiasi attentato ai nostri piedi.
Trovate il link su dove acquistare questi stupendi prodotti qui sotto, ovvero www.sneakerscience.co.uk. Andate lì perché eviterei di andare sul sito ufficiale visto che è in America e rischiate di pagare tasse e oneri doganali. Detto questo, amici miei, ci siamo detti tutto. Un saluto a tutti quanti, ai non iscritti ricordo che sono anche su Instagram e rimanete sintonizzati. Ciao!